Oggi ci troviamo a Passo di Mirabella per conoscere un agriturismo, un luogo immerso nel verde, ovviamente, nella tranquillità, ma dove si mangia davvero bene. Stiamo parlando dell'agriturismo Bistrò 22. Al mio fianco lo chef, colui che ci farà deliziare i nostri palati con piatti tipici che andremo a scoprire più tardi. Arduino Raschiatore, lo chef di questo agriturismo a conduzione familiare, innanzitutto. Perché questo nome? Perché Bistrò 22? Perché il 22 rappresenta l'anno di nascita del ristorante e in più rappresenta gli archi della struttura. E Bistrò sarebbe la taverna un poco rimodernizzata, quindi questo qua è il nome che abbiamo preferito per questa location. Una location molto accogliente, abbiamo detto, immersa nel verde con tanto spazio per accogliere chiunque, dai un gruppo di amici che vogliono venire a mangiare, ma anche ad eventi, a feste, oppure semplicemente per trascorrere una giornata tranquilli, lontani dal caos, possiamo dirlo? Certo. Eh? Nel verde più assoluto. È vero. Un'attività messa in piedi da poco, abbiamo detto, un progetto che però è stato ideato da alcuni tempi, no? Sì. Ecco, come si è evoluto? Questo, prima io avevo un altro ristorante che era più piccolino, questo qua, siccome essendo in affitto dall'altra parte, abbiamo deciso di ricostruire proprio tutto il nostro sogno dall'inizio, dalla costruzione, abbiamo curato i minimi particolari per rendere tutto ciò più carino, più accogliente e proprio nostro, diciamo nostro di famiglia.